Sono di nuovo qua, ho un altro gioco da proporti. Hai imparato i calci che ti ho insegnato prima? Adesso li mettiamo in pratica in un altro gioco. Il gioco consiste nel fare un percorso in uno spazio anche piccolo, ad esempio io sono in salotto, che consiste questo percorso in mettere insieme i calci che vi ho imparato prima insieme a delle andature divertenti. Sei pronto? Alziamoci dal divano. Cominciamo come sempre con il saluto. Serio? Che ne è? Ora, primo step. Sono quattro calci frontali. Ogni calcio che faremo nel percorso dovrà essere fatto insieme ad un urlo, ok? Che si chiama chiap, quello che facevamo anche prima. Sei pronto? Ci mettiamo in guardia. Quattro calci frontali. Uno. Ok, secondo step sarà quello di camminare sulle punte, cercando di sollevarci più in alto possibile e di immaginare di raccogliere le mele, ok? Quindi dobbiamo allungarci il più possibile verso l'alto. Ci sposteremo così fino a raggiungere una parete più vicina, ok? Via. Perfetto, è andata benissimo. Quello che faremo ora è tornare ad appoggiare la mano al muro come prima e faremo quattro calci circolari, quindi quelli che andavano a toccare il cuscino di lato. Appunto con la mano al muro. Ne faremo due con una gamba e due con l'altra. Sollevo il ginocchio e colpisco di lato. E poi appoggio. Ancora sollevo, colpisco e appoggio. Potete farne anche due con l'altra gamba, però per aumentare un po' la difficoltà, se siete bravissimi, potete farlo anche con più calci insieme senza mai appoggiare la gamba. Ad esempio così. Più alto. Uno, due, tre. E continuate finché riuscite, ok? Perfetto, passiamo al prossimo step. Quarto step sarà quello di tornare alla posizione di partenza immaginando di trasformarci in dei gatti. Quindi dovremo gattonare fino al punto da cui siamo partiti. Pronti? Via! Dobbiamo pensare di spingere bene con entrambe le mani per terra. Ok, arrivati al punto di partenza, ci alziamo di nuovo in piedi. Ok, l'ultimo step è quello di fare quattro calci laterali, due per gamba, ok? Il calcio laterale era quello che spingeva lontano il cuscino con la pianta del piede, ok? Ci rimettiamo in guardia e facciamo. Uno, due, due con l'altra gamba. Uno, due. Ok, il percorso è finito, facciamo il saluto. Cheerio! Che ne è? Siete stati bravissimi! A presto, ciao!